Beh, una partita fondamentale, siamo alla fine della stagione, di conseguenza ogni partita acquista un peso e un sapore sempre più importante. È una squadra buona, che ha cambiato giocatore, che ha cambiato allenatore, che ha trovato nuovi equilibri, che ha vinto parecchie partite nel girone di ritorno ed è riuscita da ultima a conquistarsi la chance appunto per la salvezza, quindi siamo consapevoli che troviamo di fronte una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi e quindi sarà una partita impegnativa, sarà una partita difficile dove dovremo sicuramente essere pronti a impattare la loro energia perché in questo momento siamo consapevoli che o per un motivo o per un altro abbiamo due partite che sono molto complicate e quindi dobbiamo avere un atteggiamento molto battagliero. In un finale di stagione, che sicuramente lo hai ribadito anche poc'anzi in conferenza stampa, può avere quegli up e down, specie per quanto riguarda anche, perché no, il fattore fisico, il fattore soprattutto mentale, però a sentire Filip Kruijslin, cioè, questi ragazzi sanno quello che devono fare, chiaramente. Beh, hanno consapevolezza degli impegni, hanno consapevolezza del peso di queste partite, di quello che ci andremo a giocare ai playoff e quindi la squadra è pronta, la squadra è mentalmente pronta a fare il rush finale per questa stagione. Le motivazioni poi aumenteranno ovviamente quando ci saranno i playoff perché sono partite da dentro fuori, quindi i giocatori poi amano e a loro piace giocare queste partite perché è un po' il sale, il succo di questo lavoro. Per cui ci siamo arrivati ai playoff ed è una cosa importante perché è l'undicesima partecipazione della Dinamo ai playoff su 12 campionati, se non sbaglio, ed è una cosa onestamente di grandissima rilevanza. Per cui sono convinto che in questo momento la cosa importante è cercare di arrivarci di slancio, pronti, per cui vorremmo provare a farlo anche da domenica, vincere questa partita che ci possa dare quello slancio giusto per affrontare poi Milano e i playoff. ultimissima cosa, io vado un po' controcorrente, mi conosci. Io credo che alla fine della stagione, nei playoff specialmente, che è un altro campionato, ci arrivano le squadre più forti, quindi prima o poi le devi incontrare. Il toto pronostico non mi è mai piaciuto, anche perché credo che anche da parte tua, qualunque avversario arrivi sarà rispettato, però non temuto. Bravissimo, è vero. Noi andiamo in campo per vincere ogni partita, poi ti dico la verità, l'unico avversario di cui ho paura siamo noi, nel senso che vorrei arrivarci con la condizione che avevamo un mese e mezzo fa, abbiamo pagato molto gli infortuni che abbiamo ancora purtroppo, perché nei 3 mesi che abbiamo avuto un po' di, tra virgolette, un po' più di fortuna da questo punto di vista, la squadra ha avuto una condizione ottimale perché riusciamo ad allenarci in un certo modo. Per cui credo che la cosa importante sia arrivarci in una buona condizione mentale e fisica, che è l'unica cosa che mi preoccupa. Per il resto non ho paura di nessuno, rispetto di tutti ovviamente, non ho paura assolutamente di incontrare qualsiasi squadra. Chiunque venga nei playoff dovrà fare i conti con noi, lo dico col massimo rispetto degli avversari, però anche con estrema fiducia.